essere partigiani attraverso un processo, attraverso un processo di maturazione, e di contro noi veniamo dalla scuola fascista, siamo vissuti e siamo stati educati sotto il fascismo, dal fascismo, e quindi è stato un periodo travagliato. Quello che ha contrassegnato la nostra giovinezza, la nostra maturazione. Alcuni di noi hanno sentito presto la pressione del fascismo, alcuni di noi si sono schierati presto, altri successivamente, e spesso poi, tu sai meglio di me, che in quell'età che va dai 14 ai 18 anni, periodi di maturazione avvengono d'improvviso e per salti. Basta spesso un fatto, un libro, una sensazione che ci creano un momento di rivolta nei confronti di quello che ci capitava di vedere. Io vorrei dire che la cosa che mi scocciava di più fin da ragazzino, anche se non mi consideravo a 12, 13, 14 anni fascista, tutt'altro, e tuttavia la cosa che mi scocciava di più era il fatto che non potevo dire quello che mi pareva, che tutte le volte che dicevo qualche cosa che usciva fuori dall'ordinario c'era qualcuno che mi zittiva, o perché era fuori dall'ordinario e non era permesso, oppure perché era un amico e mi diceva stai attento a come parli, perché puoi passare guai o li possono passare i tuoi. Questo francamente mi disturbava. E poi io mi sono trovato proprio nel momento della maturazione, tra i 14 e i 16 anni, alla promulgazione delle leggi razziali contro gli ebrei. Ricordo che gli ebrei a Roma ci sono sempre stati, forse sono la popolazione più antica che c'è a Roma. Ci stanno da prima del cristianesimo, da prima dell'arrivo di Pietro a Roma. E nelle scuole, tra gli amici, gli ebrei erano tanti. Il giorno che questi miei amici, compagni e altro erano anche bravi a scuola, furono senza motivo allontanati dalle scuole e ci fu impedito di frequentarli, beh, questo per me fu grosso trauma. Direi che anche se avevo delle critiche o delle riserve nei confronti del fascismo, beh, la storia degli ebrei mi ha fatto decisamente schierare. Poi gli studi anche ci portavano a capire cose, lo studio della storia, lo studio della filosofia, ci portavano a capire cose che... E poi soprattutto il rifiuto, perlomeno da parte di molti, questa pressione e di questo costume, di questa spinta alla violenza che ci disturbava. Tant'è vero che quando scoppiò la guerra, e quando scoppiò la guerra io ero già decisamente schierato contro il fascismo, cioè nel 1939, per l'Italia cominciò nel 40, già nel 39 decisamente schierato contro il fascismo, avevo 17 anni. Ebbene, io scelsi di fare il meglio perché dicevo, se a me mi capitasse di andare in guerra, come medico io non ucciderò nessuno e anzi salverò vite umane. Non ho mai sentito negli altri uomini dei nemici. Mi ripugnava l'idea che fosse stato, potessi essere costretto a fare questa cosa. A questo aggiungi però che nel periodo successivo la pressione contro di me, contro di noi, nei confronti del paese, dell'italiano, diventava sempre più marcata. Ci accorgevamo, al di là delle parole vuote, che i fascisti non avevano preparato nemmeno la guerra, ma che predicassero sempre la guerra, e che anzi su questa guerra rubavano
Tangentopoli noi l'abbiamo conosciuta per la prima volta quando abbiamo aperto gli occhi alla realtà che avevamo intorno nel fascismo, ed era diffusissimo. Poi arrivarono le grandi sconfitte del fascismo, la guerra che si stava perdendo, i bombardamenti, la miseria, la fame, la tubercolosi. Pensa che allora in Italia morivano 60.000 persone l'anno di tubercolosi. Era la malattia più grave, più importante, anche la prima causa di morte in Italia. E c'erano centinaia di migliaia di tubercolotici ammalati o infetti. E poi c'era questo fatto che la gente era costretta a fare la guerra, prima nel 33, nel 30 e il 33 la riconquista della Libia, poi tra il 35 e il 37 e il 36 la conquista dell'Etiopia, e poi dal 36 al 39 la guerra di Spagna. E poi arrivarono i tedeschi. Quando arrivarono i tedeschi, la violenza tanta e l'impatto con questa violenza così pesante, che decide di reagire con le armi. I tedeschi arrivarono, fallirono nel momento in cui costrinsero Roma a capitolare. Roma si difese, Roma insieme ai soldati, ai sbandati, poi fummo abbandonati dalla monarchia, fummo abbandonati dallo Stato Maggiore dell'Esercito, fummo abbandonati dal governo, scapparono al sud, e noi rimanemmo in balia dei tedeschi, ai quali peraltro tentavo di resistere. E in quell'occasione appunto i tedeschi ci pregarono, dissero che non sarebbero entrati in città, avrebbero rispettato il ruolo di città aperta di Roma, e invece questo non accade. I tedeschi invasero Roma, fin dal primo momento cominciarono anche a saccheggiare le case. I primi giorni saccheggiarono le case, portavano via tutto quello che poteva essere utile, le macchine da cucire, le biciclette, le automobili, tutto quello che poteva essere utile se lo pigliavano e se lo portavano. Questo, per la verità, qualche giorno dopo l'entrata dei tedeschi a Roma finì, perché i comandi tedeschi proibirono il saccheggio. Però cominciarono altre forme di saccheggio, il saccheggio degli uomini, le razzie. E poi ci fu la grande retata degli ebrei, la grande retata dei carabinieri e le grandi retate degli uomini, dei giovani, che dovevano prestarsi al servizio del lavoro o al servizio militare, perché se no venivano presi in mezzo alla strada e portati al fronte a zappare, a preparare le difese. Molti furono portati in Germania. In questo clima anche gente come me, che non amava, non voleva la violenza, recuperò uno spirito garibaldino. Direi che capimmo in quel momento quanto avessero ragione Mazzini e Garibaldi quando nel Risorgimento d'Italia ritenevano che l'Italia dovesse essere fatta con la violenza e non con i sottili giochi diplomatici che invece erano proposti dai conservatori durante il Risorgimento. E lo spirito garibaldino pervase molto.